Tanti gol, bel campionato. Diciamo che bel campionato, personalmente sì, a dicembre potevo andare via, ma sono rimasto per il calore che mi ha dato la piazza, la società, i ragazzi, il gruppo spogliatoio, e per quello siamo rimasti tutti, con la maggior parte, per tirarci fuori tutti insieme. È stato, diciamo, alla fine un anno forte, emotivamente forte, sia dentro al campo sia fuori, sia per il gruppo spogliatoio sia fuori dallo sport. Diciamo che stanno, è una scelta tecnica, diciamo. Non ho voluto, diciamo, pensavo anche in prima persona di essere un, diciamo, in parole povere, un leader degli spogliatoi. Tanto negli spogliatoi ci sono vari leader, come in porta, in difesa, centrocampo, un attacco. Invece gioco una partita sì, una no, magari la settimana scorsa non sono neanche entrato, abbiamo vinto con l'Avezzano, oggi invece sono entrato e questo è venuto l'espulsione del nostro difensore 2-0 per gli avversari, quindi meno male che c'è stato il gol, il rigore procurato per quel gol, meno male. È rimasta la soddisfazione di segnare in questo stadio? Sì, diciamo che mi porta sempre bene questo stadio, anche l'anno scorso ho fatto doppietta contro il Porto d'Ascoli, quindi ero contento, cioè ho volito anche l'anno scorso e mi fa piacere. Questo stadio è bello sempre. Con Martino facevi anche una... Con Martino, diciamo, l'allenatore, ero stato convinto da lui quest'estate a venire, e poi una sua scelta tecnica quest'estate ci ha fatto attaminare tra me e l'altro attaccante, come è successo anche oggi con il secondo allenatore che sta dirigendo il mondo. Quindi ci giochiamo il posto. Come vedi il futuro, arrivando almeno si dice un altro allenatore? Ma ancora noi da dentro lo spogliatoio non sappiamo niente, anzi pensavamo ci fosse un cambio già settimana scorsa dopo l'esonero, e invece ad oggi ancora non sappiamo niente, quindi diciamo che c'è stata anche la vittoria settimana, domenica e sabato con l'Avezzano, quindi ha dato anche speranza alla società di prendersi del tempo per trovare una scelta migliore, se è sempre alla ricerca di una scelta migliore, poi oggi valuterà dopo il 3-1 di oggi. Il rigore, com'è andata nel senso del... Si è sentito il peso della responsabilità, ma anche se era un gol della bandiera, oppure si è andato tranquillo? No, sinceramente io negli altri anni sono sempre stato uno dei rigoristi della squadra. Qui appena ho preso il rigore la palla la stavo dando a Vittorio, perché sapevo da ex che ci teneva e tutto, ma lui me l'ha chiesto lui, se lo puoi calciare lo puoi calciare, e sono stato più che contento. Poi ho visto che il portiere, secondo me, ha letto qualcosa nella bottiglietta che stava bevendo prima del rigore, secondo me, perché aveva degli appunti su dove calciavamo noi i rigori frequentemente, per quello l'ho tirato dall'altra parte, di non mio solito, diciamo. Quindi è stata una scelta opportuna. Va bene, comunque. Grazie mille.